Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati rimessi i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e avete vinto il maligno. Non amate né il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Questa pagina di San Giovanni Apostolo è di poco straordinaria, bellissima, e ci invita a riflettere come è di consueto, insomma, lo stile di questo grande apostolo. Semplicemente su una cosa molto semplice: che amore c'è nel nostro cuore? Chi amiamo? E diciamo così anche di riflesso, dove cerchiamo l'amore, da chi ci sentiamo amati? Ricorrono alcune espressioni continue in questa pagina, no? Conoscere colui che è fin dal principio e conoscere il Padre. Ricorre più di qualche volta, no? Sembra quasi una inutile ripetizione, ma non lo è. Così come il tema del vincere il maligno, due volte, no? Sia riferito, ecco, ai padri, sia ai giovani o ai figlioli, insomma, no? Forse qui, dice qualche interprete, si fa riferimento con i padri, quelli che erano un pochino più, da più anni, ecco, che si erano convertiti, e con i giovani, quelli che un tempo venivano chiamati i neofiti, o forse era un riferimento proprio, come dire, biografico, anagrafico, cronologico, quindi giovani come giovani di età, ecco, e padri come più anziani degli anni, questo ha un'importanza abbastanza relativa. Però tutto il principio della nostra vita di comunione con Dio nasce da questa conoscenza, conoscere colui che fin dal principio, conoscere il Padre. San Giovanni fa di questa conoscenza una parola chiave di tutto il suo Vangelo, oltre a tutte le altre delle sue lettere. È una conoscenza chiaramente che noi capiamo cosa vuol dire conoscere, no? Conoscere vuol dire prendere contatto e entrare, ecco, attraverso una serie proprio di informazioni dentro una realtà che prima non conoscevi. Anzitutto, questo perché? Perché se io non conosco qualcosa o qualcuno, non lo posso apprezzare. E noi dobbiamo fare sempre attenzione che la stragrande maggioranza delle persone vive lontano da Dio perché non lo conosce. E certamente molte volte questa mancata conoscenza, ecco, non è incolpevole, nel senso che a volte non si conosce Dio colpevolmente, ecco, perché non lo si è mai cercato o non gli si è mai data la possibilità di farsi conoscere, quindi aprendo qualche porta, quindi partecipando
a qualche occasione, a qualche incontro di preghiera, qualche incontro di formazione, qualche predica, qualche pellegrinaggio, insomma, qualche leggere qualche libro, qualcosa che ci mette in contatto con colui che fondamentalmente non conosciamo, no? San Giovanni Battista, annunciando Gesù, diceva: guardate che in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco, e questa non conoscenza mai completa deve essere ben consapevole in tutti, ecco, perché noi lo vediamo già con gli esseri umani, no? Questa è una cosa che possono pensare bene, per esempio, gli sposi, che magari si conoscono da tanti anni, ma tu pensi, tu sei proprio sicuro che conosci quello che ti sta dicendo proprio bene, bene, bene. C'è sempre qualche cosa in più da conoscere, comunque l'interno del cuore è sempre chiuso, no? Questa conoscenza però, di cui parla San Giovanni, la conoscenza biblica, è una conoscenza che porta dolcemente e soavemente a farti innamorare, specialmente la conoscenza di Dio, perché se tu conosci Dio e cominci a conoscere qualcosa di Lui, inevitabilmente entri a contatto con un mistero di amore immenso che ti attira, ti attrae. Quindi è una conoscenza che molto presto diventa una conoscenza amorosa, cioè che ti porta a instaurare con Dio un rapporto modellato, modulato sull'amore. Se questo amore verso Dio non c'è, questo è il discorso che parla Giovanni, vuol dire che tu Dio non lo conosci. E se tu ami le cose del mondo, cioè, come cambia la gente? La gente che a tutti quanti vogliono stare bene, vogliono cercare di stare il meglio possibile, vogliono divertirsi un po', vogliono distrarsi un po', e se devono mettere qualcosa che fanno? Ci sono tante cose da fare, insomma. Il cinema, il teatro, la televisione, lo sport, la partita, le attività culturali, ricreative, impegnarsi in qualche causa civile, politica, poi ci sono anche i vizi, insomma, no? Il gioco, le carte, il fumo e altri peggiori, insomma, no? Tutte queste cose l'uomo le fa perché cerca qualche cosa di bello, cerca di trasformare questa vita un po' così in qualcosa di gradevole, e quindi si attacca a quello che è il mondo. Il mondo è tutta quanta quell'insieme in realtà molto molto terrene, che danno qualche briciola, ecco, di gratificazione immediata che comincia e poi finisce, ecco perché questa non sazia mai, perché non fa neanche tempo di averla gustata che è già finita. E quindi devi ricominciare un'altra volta, cercarla ancora, e poi se non la raggiungi, quindi porta all'infelicità che noi vediamo, insomma, a volte colpire anche persone che da un punto di vista di vita mondana non avrebbero nessun motivo per essere felici, e poi si scontra anche con tanti guai della vita, no? Allora, San Giovanni dice una cosa molto semplice: se uno ama il mondo, non dobbiamo fermarci all'esortazione morale, non amate né il mondo né le cose del mondo, ma se io amo il mondo, vuol dire che l'amore del Padre non è in me, cioè, perché se l'amore del Padre fosse in me, io il mondo non lo amerei più. San Paolo, nelle sue lettere, dice che una volta che ha conosciuto Gesù, sta lasciando perdere tutto. Anzi, tutto il resto della vita che lo caratterizzava, usa proprio questa espressione, era proprio diventato spazzatura, non c'è più. Perché è molto più bello, è molto più gioioso, è molto più, come dire, dilettevole stare con Dio che non fare altre cose. Questa è l'esperienza di tutti quanti i santi. Sappiamo, Papa adesso ha fatto appena uscire un nuovo documento su sulla santità, non ho avuto ancora modo di guardarlo con attenzione, no? Però già il titolo richiama la gioia dei santi, cioè i santi sono tutte quante persone che hanno
vissuto in sé la pienezza della gioia, tutti, perché il contatto con Dio, questo punto, il contatto con Dio vuol dire conoscere una cosa che tutti cercano, che nel mondo si trova molto poco, che è l'amore. E il sentirsi amato e il ricambiare questo amore di Dio produce la gioia e la felicità. E inevitabilmente fa decantare tutte le altre realtà della vita, non le cose, diciamo così, belle e necessarie della vita, che anzi acquistano ancora un valore più grande, ma tutte quelle che sono, come dire, un di più o un miraggio che tanti uomini vanno appresso cercando, sperando di trovare in queste cose la felicità della vita, ma poi non la trovano. Ecco, tutto quello che è nel mondo, come dice San Giovanni, la concupiscenza della carne, sono cose che conosciamo molto bene, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, che sono tre, diciamo, passioni che alimentano tantissimi vizi, non c'è bisogno di commentarli, meno che mai sono andati al Santissimo Sacramento i primi due. Ma la superbia della vita è quel desiderio, insomma, di primeggiare, di essere qualcuno, di essere stimati, di essere lodati, di essere considerati, no? Gli uomini cercano spesso e volentieri la gloria umana. Abbiamo sentito come il canto d'ingresso bellissimo, no? La tua gloria, Signore. Quindi noi cerchiamo la gloria che viene da Dio e ci facciamo grandi della gloria di Dio, e anzi spendiamo la vita per la gloria di Dio, no? Per la sua maggiore gloria, disse Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti. Ecco, perché per la sua maggiore gloria? Perché è Dio che vuole dare la gloria, perché è Dio che è la fonte di ogni bene, la fonte di ogni felicità. Cioè, i santi erano molto imbarazzati, ma non per falsa volontà, ma sinceramente imbarazzati quando qualcuno gli dava troppa importanza o volgeva troppo lo sguardo su di loro, perché lo sanno benissimo che tutto quello che buono c'è in loro non viene da loro, viene da Dio. Quindi non è assolutamente sulla creatura che bisogna fissare lo sguardo, ma sempre sul creatore. San Giovanni conclude con una sentenza ovvia: il mondo passa con la sua concupiscenza. Anche chi, come dire, si ostina ad andare a cercare la vita nelle piccole cose della terra, fa inevitabilmente l'esperienza che questi sono beni effimeri, che fuggono, passano fino al momento, insomma, ultimo, che è sorella morte corporale, che pone fine ai piaceri, pone fine ai conti in banca, pone fine alle vacanze, pone fine ai possedimenti terrieri, pone fine agli sfizi e a tante altre cose, insomma, no? E cosa resta poi? Nella vita, chi ha conosciuto il Padre, lo ha amato e quindi ha vissuto come il Padre, per amore nostro, ci dice di fare, compie opere che lo seguono, che rimangono in eterno, che gli hanno le porte dal cielo, e si mette sotto i piedi il maligno. Il maligno chiaramente soffia, ecco, sul nostro desiderio di mondo. I maestri di spirito dicono che, come qui San Giovanni fa comprendere, qui parla dell'amore al mondo, parla della concupiscenza della carne e parla del diavolo. Quindi ha nominato tutti e tre i nemici dell'anima, secondo i grandi maestri di spirito. Le cose che ti portano lontano da Dio sono la carne con i suoi desideri, il mondo con i suoi idoli e il demonio con le sue malie, tentazioni, astuzie, trappole. Ecco, da queste cose ci si libera tanto più quanto cresce la nostra conoscenza e amore di Dio. La conoscenza, perché ne fa vedere proprio l'ingannevolezza e la fugacità, e l'amore di Dio, perché ci dà qualcosa di molto più grande per cui vale la pena vivere e investire il nostro tempo, le nostre energie, ecco, anziché perderla dinanzi a cose di poco conto, ecco, che poco bene producono e molte tribolazioni comportano.
ci mettiamo in silenzio davanti a Gesù, è una domanda molto molto semplice. Gesù, quanto io amo te e quanto io amo il mondo, perché sono due realtà inversamente proporzionali. E dobbiamo anche chiedere a Gesù, ma mi interessa conoscere meglio il tuo amore. Il canto d'ingresso diceva, fammi vedere la tua gloria. Vogliamo chiedere a Gesù, fammi conoscere meglio il tuo amore, forse non ho mai conosciuto in vita mia, dammi la grazia di aprirti il cuore, darti tempo e spazio, insomma, per farti conoscere, per farti conoscere perché ti possa amare, possa accogliere il tuo amore e che possa portare in te la vita, e entrando nella tua volontà possa, ecco, entrare fin da adesso nella dimensione dell'eternità e compiere opere che mi porti dietro per la vita eterna. Ci ha dato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo.